L'affetto delle persone è una mano, credo grandissima, un modo per sentirsi sostenuti e per sentire Riccardo sempre vicino, e questa iniziativa lo conferma. Lo conferma perché poi tutti questi amici, secondo me, danno valore anche a Riccardo, perché giustamente è sempre stato un ragazzo con molti amici, un ragazzo rispettoso, che ha aiutato parecchio gli amici. Un ragazzo che non ha mai avuto problemi con niente, e ci siamo trovati qua in un vortice più grosso di noi, più grosso di noi. Speriamo di venirne fuori, perché qua, oltre tutte queste testimonianze, il mio rammarico è che Riccardo è ancora in una cella frigorifera e presumo che le vogliono fare un'altra autopsia. Non ho parole, ce l'ho col mondo, ce l'ho col mondo. A questi quattro carabinieri io non sono molto magnanima, però prego veramente che soffrano come sto soffrendo io ora, glielo auguro. Sono cristiana, sono credente, ma questa cosa non transigo. Devono soffrire come ho sofferto io. È tutto quello che ho da dire. La mattina del lunedì alle 5:15 sono stata svegliata da un maresciallo dei carabinieri che mi chiedeva di andare a fare una deposizione al comando di Borgo Mincanti. Ero ovviamente assonnata. Ho detto che si era per i danni alla macchina, erano veramente di gravità e non mi importava sporgere denuncia. Il carabiniere mi ha risposto che era importante perché c'erano delle vetrine infrante, un furto e c'era bisogno della mia testimonianza per il processo. Quando sono entrata nella stanza del comando dei carabinieri per rilasciare la mia dichiarazione, ho chiesto subito: come sta questo ragazzo? È in ospedale? Eh sì, mi ha risposto il maresciallo, ma gli faranno un PSO? Chiedo io, riferendomi ad un trattamento sanitario obbligatorio. Mi sa che glielo hanno già fatto. Le ho detto incredula: ma De Calci non lo scrive? Ma non so, il verbale è il suo, signora, lo vuole scrivere? Mi ha risposto lui. Certo che lo voglio scrivere. Come le ho detto, sono stati bravi a fermarlo perché l'operazione è stata difficile, non hanno usato violenza diretta, ma l'hanno soltanto contenuto. Le dico che però quando ormai era a terra gli hanno tirato dei calci e va scritto.